Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo video dalla nostra nuova serie di Minecraft, signori. Allora, vi do il benvenuto qui sopra dalla nostra bellissima casa, che tra l'altro c'è quel blocco bruttissimo che dobbiamo levare, me lo sono completamente scordato l'altra volta. Questo se deve eliminare, te non ci devi stare qua, via, veloce, rapido e indolore. Allora, cosa facciamo? Intanto, signori, posiamo queste porte che attualmente non mi servono, leviamo questa crafting table di qua che già mi ha rotto le scatole, io non sopporto quando il pupino salta, dovrei levare l'auto jump e lo leveremo prossimamente, però scusatemi, lo spazio però ce l'abbiamo, quindi mettiamo le cose così e siamo tutti contenti e felici. Qui metterei anche già un blocchettino di carbone e poi quando potremo cucinare altro lo cucineremo. Cosa facciamo in questo video, signori? In questo video ci continuiamo a espandere. Ebbene sì, cosa facciamo? Allora, dobbiamo fare la farm di alberi perché non ho intenzione di scendere ogni volta qua sotto e rompermi le scatole. La farm di alberi, come la possiamo fare? La farm di alberi, intanto io direi di allargarci qui così, perfetto, e fare anche un altro blocco di allargo senza cascate sotto, che sarebbe molto intelligente come cosa. Aspettatemi, facciamo, tanto per ora questi ce li abbiamo, li consumiamo. Sì, dovremmo fare gli slab. Sì, ci converrebbe. Sì, lo faremo. No, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e direi che così va bene. Direi che così va bene. Gli slab potremmo farli adesso. Gli slab potremmo farli adesso, ma non lo so. Forse sì, forse no. Allora, cosa vogliamo fare? Fatemi fare un attimo interlocale. Dobbiamo fare la farm di alberi, quindi io direi di salire di uno, così qua possiamo lasciare il passaggio per andare da qualche altra parte. Quindi allarghiamoci ancora di uno. Ma sì, ma tanto il legno ce l'abbiamo, signori, ma che ce frega. Ci allarghiamo di uno, così qua abbiamo il passaggio. No, perché a me piacciono purtroppo le cose simmetriche, signori. Dovete sapere che a me mi piacciono le cose simmetriche. Quindi poi, avendo lasciato qui tre blocchi, qui potremmo andare a fare una cosa di questo genere e fare un sentiero diverso. Però discorso, dovremmo utilizzare gli slab, perché vedete, potremmo fare una cosa così e così abbiamo tipo, capite, una stradina diversa che va da questa parte, che ci porterà da qualche parte. Dove ci porterà? Non lo so, un giorno lo scopriremo, un giorno lo scopriremo, ma non è oggi il giorno. Andiamo qui nella crafting table, usiamo le asse di quercia e facciamo delle scalette. Facciamo le scalette e facciamo anche degli slab, signori, perché sennò noi veramente non ci usciamo più. Facciamo degli slab di, sì, quercia scura, dai. Non so quanti me ne servono di preciso, però dobbiamo farne qualcuno. Noi per ora abbiamo solamente 4 alberelli, quindi non abbiamo chissà quale possibilità di sviluppo, però facciamo 3 scalette così, brutte, brutte, veramente brutte. Saliamo, allora. Andiamo con gli slab, allora facciamo 1, 2, 3 e va bene, e poi diciamo che possiamo mettere la terra che non... Oh no, me la mette, ok. Poi facciamo, abbiamo detto 3, quindi devono essere 6, quindi 1, 2, 3 per il primo albero, 1, 2 e 3 per il secondo albero, e direi di mettere l'altro ciocco di terra, perfetto, e altri 3, 1, 2. E 3, così dovremmo essere coperti, signori. Così i nostri due alberelli che andranno a crescere saranno coperti. Però, siccome a noi le cose facili non piacciono, andiamo a mettere intanto questi, che non è male come cosa. Li mettiamo uno qui e uno qui. Perfetto. E gli alberelli ce li abbiamo, signori. La nostra farm di alberi sta prendendo forma. Però direte che gran cacata. Sì, lo penso anch'io. Però, mai asse di quercia, asse di quercia. È tutto quercia questo, sì. Facciamo una carrettata proprio tutti. Sì, ma chi se ne frega, tanto li dovremmo utilizzare prima o poi, signori. Ok, e ci andiamo ad allargare di qua. Mettiamo tutti questi assi di quercia a giro. Ovviamente ci allargheremo di magari un altro blocco, perché non so quanto possono venire grandi sti alberi. Quindi faremo così, perfetto, e facciamo tutto il giro. Tutto il giro anche di qua, facciamo così, ci allarghiamo proprio belli larghi larghi, non dobbiamo cascare minimamente, quindi dobbiamo lavorare in sicurezza, signori. Vogliamo la farm di alberi? Sì. La stiamo facendo? Sì. Dobbiamo lavorare in sicurezza? Sì. Quindi direi che, perché ho messo, no, non li voglio mettere nella seconda mano. Direi che, tra l'altro, mettendo gli slab, i mob non dovrebbero spawnare. Ora non ricordo se, perché io li sto mettendo all'altezza giusta gli slab, quindi molto probabilmente i mob potrebbero anche spawnare
Così. È una cosa intelligente questa che stiamo facendo della farm di alberi? No, perché ce l'abbiamo, abbiamo le praterie di alberi qui al mio fianco. Però non mi va di distruggere. Già stiamo facendo qui la torre di Babele in mezzo alla palude, quindi andare a modificare ancora di più il paesaggio non mi va, sinceramente. Non mi va. Ok, signori, abbiamo la nostra farm di alberi. Qui i nostri alberi cresceranno, vivranno. E noi ce li porteremo a casa. Sì, però direi di qua mettere questo. Sì, fare un'altra cassa. Se abbiamo ancora il legno per fare la casa, perché sto a consumare tutto il legno. Signori, arriva un temporale o una cosa, o non so, un creeper. Siamo morti praticamente. Praticamente siamo morti. Me la puoi mettere qui la cassa? Che cosa carina, perfetto. Mettici questi due. E basta per il momento, perché tutto il resto mi può tornare utile. Bene, bene. E, alberi, crescete e riproducetevi e non rompete le scatole. Fate quello che dovete fare. Fate tanti alberelli e io non ho più sticchettini, però questa è una cosa gravissima che dobbiamo subito rimediare. Ok. Dammi tutte le torce che mi puoi dare, che non è male come cosa. Abbiamo 16 torce, non abbiamo paura di usarle. Infatti ne mettiamo una qui, perché se qui, ripeto, spawnano qualche mostro, siamo nella cacca più totale, perché ci fa saltare in aria tutta la base. Un'altra qua in mezzo? Ah sì, ma mettila, ma chi se ne frega, ce l'abbiamo, le consumiamo. Qui dovremmo essere abbastanza coperti, se non sbaglio. Ok, allora, io però mi devo lasciare un punto per farmi la discesa rapida, perché sennò noi non concludiamo niente, non posso ogni 2 secondi andare e cercare di allora. Abbiamo questi che sono molto numerosi. Sono, possiamo unire? Sì, perfetto. Allora, signori, qui ci facciamo la nostra discesa automatica. È una discesa automatica? No, dobbiamo buttarci noi? Sì. Beh, mi piace questa serie in cui mi do le risposte da solo. È carina. Vediamo se riusciamo a morire. Vedi che vuoi vedere che prendo giusto giusto il pezzo di. No, ok, però nel dubbio. Siccome con la fortuna che ho io lo so che praticamente andrò a prendere un instaterra in faccia, facciamo così e non se ne parla più. Oh, perfetto, perfetto. Questa è ghiaia, nel senso è gravel. Questa è sabbia? Sì, signori, no, che paranoia, che cosa mi serve? Non mi serve a niente questa, mi serve della sabbia, ma attualmente non vedo sabbia nelle vicinanze. Non vedo sabbia nelle vicinanze. Mi servirebbe un po' di ferro. Questo sì, mi servirebbe un po' di ferro. Dov'era la nostra base di miniera? Ho perso già la nostra base di miniera. E qui la nostra base di miniera? Sì, cortesemente allora me la illumini, perché non ci vedo un cacchio io. Se non mi metti un po' di luce, io non vedo un cacchio. Perché stiamo andando in miniera, signori? Perché mi serve del ferro. Mi serve del ferro, signori. Senza il ferro noi non possiamo fare nulla. Perché mi serve il ferro, voi state dicendo? Sei solo al terzo episodio e già vai a cercare il ferro. Sì, mi serve il ferro perché mi devo fare un secchietto, signori. Mi serve un po' di ferro, dobbiamo farci un secchio. Ebbene sì. Perché mi serve il secchio? Perché dobbiamo recuperare un poco di acqua. Quindi vediamo di scendere. No, ho recuperato. Così è troppa acqua, però porca miseria, così è decisamente troppa acqua. E vediamo di scendere un attimino, sperando di essere fortunati e di non trovare ancora acqua che ci invade il nostro mondo. Mettiamo una torcina qui, così abbiamo un po' di luce, e iniziamo a scendere, signori. Tanto dovremo comunque farcela una miniera, e l'abbiamo appena fatta. Riusciremo a trovare del ferro? Non lo so, signori. Incrociamo le dita? Sì, sarebbe una cosa buona e giusta. Incrociamo le dita e vediamo se riusciamo a trovare un po' di ferro scendendo così a caso, a caso. Vediamo cosa riusciamo a trovare, signori. Ok, signori. Non volendo siamo caduti in un buco. E non. Bene, bene, ottimo. Aspettate un attimo, fatemi fare un attimino una scaletta, perché siamo scesi così di botto e la cosa non è per niente buona. Ok. Torce come se non ci fossero domani, perché devo ricordarmi che siamo venuti da qua. Ok. Allora, ho visto del carbone e questo ci rende la giornata migliore, migliore. Quindi recuperiamo questo carbone veloce, veloce, che giustamente ci serve sia per esperienza, sia per le torce, sia per cucinare le cose. E ricordatevi che il carbone non basta mai, per quanto
ne possiate avere, carbone vi finirà sempre. Vi finirà sempre il carbone, signori. Quindi quando lo trovate, prendetelo senza porvi troppe domande. Non c'è, non c'è, non... Da questa parte non c'è nulla, quindi qualcosa mi dice che dobbiamo avventurarci in questa direzione. Allora, a me mi servirebbe solo un po' di ferro. Così, lo chiedo con gentilezza. Abbiamo trovato la sabbia, abbiamo trovato queste piantine carine coccolose, sento dei mob e la cosa non è buona perché siamo senza torce attualmente, quindi... Un po' di torce per il sottoscritto, grazie. La bella bionda vuole delle torce, diamogliele prima che si perda in maniera sbagliata. Io c'ho l'inventario fatto con una confusione più totale. Sento dei mob. Intanto ho sbagliato perché questa non è sabbia, questa è ghiaia. Ma io ripeto, sono venuto qui perché mi serve giusto giusto del ferro. Non mi serve altro, giusto giusto del ferro veloce e l'ho trovato signori, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Ti prego, tre blocchetti, ok. Perfetto signori, abbiamo trovato... No, 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 acqua di merda. Ah, ma come devo fare? Che mi ha levato pure la torcia. Rimetti la torcia che non voglio stare al buio, grazie. Gentilissimo, recuperiamo il ferro signori. Là c'è anche del rame che potremmo recuperare per farci un cannocchiale. Recuperiamolo. Anche se fondamentalmente poi non serve a nulla. Però il ferro abbiamo 5 blocchi e mi bastano. Per quello che voglio iniziare a fare io, mi bastano, signori. Raccogliamo un altro po' di carbone. Mi può servire? Sì, perché comunque dobbiamo cuocere il ferro. Quindi raccogliamo il carbone. Continueremo l'esplorazione di questa caverna? Non penso proprio. Decisamente no. Decisamente no, lasciamo per un po' di carbone che così sappiamo che qui c'è del carbone. E io sento dei mob, non so se li sentite pure voi, ma non c'ho minimamente voglia di esplorare questa zona di qua in quanto non sono attrezzato per effettuare esplorazioni. Quindi torniamo velocemente sopra. Torniamo velocemente sopra, via, veloce, rapido e indolore. Torniamo velocemente sopra, andiamo a mettere a cuocere il ferro, mettiamo, facciamo il nostro secchiello, riempiamo il secchiello d'acqua. E facciamo l'ultima cosa per questo video, ovvero la nostra farm di canne da zucchero, signori. Questa scala poi andrà sistemata tutta. Sento anche un ragno e non mi piace per niente, in quanto è notte. Bene, perfetto. Velocemente a casa. Non voltiamoci perché sento il ragno che mi sta inseguendo e noi saliamo velocemente. Che cosa carina casa nostra. Spada in mano perché potrebbe esserci il mondo qui sopra che ci aspetta. L'albero è cresciuto, funziona signori. Dormiamo velocemente, anzi mettiamo a cuocere il ferro. Ok, dormiamo, possiamo dormire, quindi anche se ci sono mob nelle vicinanze noi siamo all'altezza tale da mandarli a cagare. E ok, mi dà fastidio il fatto che non abbiamo... Guardalo, guardalo come mi stava inseguendo. E là c'è anche un creeper. La zona è pericolosa, pericolosa. Allora, dobbiamo fare la nostra farm di canne da zucchero. Allora, come la organizziamo la farm di canne da zucchero? La farm di canne da zucchero potremmo espanderla di qua, ma qua c'ho la caduta rapida, non mi piace. Potremmo espanderla di qua? Sì, qua si può fare. Come la facciamo? Allora, la farm di canne da zucchero la dobbiamo fare in maniera tecnico-tattica. Quanto legno c'ho ancora? Io c'ho un po' di legno. Allora, casomai la farm di alberi la espandiamo poi in quella direzione e da quel lato. Allora, riesci a mettermi un blocchetto di legno qui? Perfetto, ok. La farm di canne da zucchero la facciamo così. Allora, non devi tirare. Bravo, così. Allora, io direi che intanto gli slabbri li possiamo mettere qui così. Non mi piace, no, no, che gran cagata terribile. Leva sto slab che abbiamo. No, l'accetta! Ho tirato l'accetta di sotto, ma sono proprio scemo. Andiamo a recuperare l'accetta, signori. Andiamo a recuperare l'accetta. Velocemente. C'è anche lo zombie che sta pigliando a fuoco, ma a noi non ci interessa. Ritorniamo su e lavoriamo in maniera con calma, in maniera precisa. Abbiamo anche un po' di pietra che secondo me potremmo utilizzare per evitare di sprecare legno. Allora,
Allora, dobbiamo semplicemente fare una cosa molto tecnico-tattica. Dobbiamo mettere questi, mettiamo questi blocchi di pietra. E direi che va bene, così creiamo anche un qualcosa di diverso, signori. Dai così, di quanto possiamo fare? Famola un po' più lunga, così. Ma sì, arriviamo fino là sotto. Ma sì, arriviamo fino là sotto, ma chi se ne frega, ce l'abbiamo i blocchi di pietra, sì, perfetto. Allora, quindi arriviamo fino a qua, ok. Ora chiudiamo questa parte di qua. Chiudiamo questa parte di qua. A cazzarola lì non ce lo posso mettere, però. Questo è un problema. Questo è un problema, va bene, va bene. Allora, risolviamo il problema in maniera veloce. Ovvero dobbiamo andare a mettere degli slab qui. Purtroppo sì, signori, perché sennò mi esce l'acqua da tutta l'ambaradan. Non lì, porca miseria, mi esce l'acqua da tutta l'ambaradan e non è buona come cosa. Decisamente non è buona. Potremmo sostituire questi blocchi con dei blocchi sani? Sì, sarebbe intelligente? Sì, sarebbe più veloce? Sì. Ma risparmieremo legno? Penso di no, perché comunque sono dei blocchi sani, quindi comunque la funzione sarebbe la stessa, non cambierebbe fondamentalmente niente, diciamo, sarebbero sempre dei blocchi sani. Ok, ora dobbiamo fare una cosa noi, però facciamo così, ok, evitiamo di tirare le cose in aria, che sarebbe una cosa buona e giusta. Perfetto, ora qui ci andiamo a mettere la terra, signori. Così, perfetto, dai, dai, perfetto, ok, qui ora la studiamo, vediamo un attimino, io quanti slab mi sono rimasti? Me ne sono rimasti 26 di questi, quindi non ci facciamo nulla, facciamo degli altri slab di questo, fammene tanti. Senza che non ti curare di loro, ma fai slab e passa. Ok, e andiamo a mettere due file, signori. Mettiamo una fila qui. Ho sbagliato, porca miseria. Va bene, tu sarai il ricordo dell'errore. Il ricordo dell'errore. Mettiamo due file di slab qui, così, perfetto. Mi sta saltando un dito a furia di tenere lo shift ammaccato, però va bene. Dai, damose così. Ok. Ma io poi perché tengo lo shift ammaccato? Dico, è vero, è verità, ma non dovrei cadere da qua sopra. Anche perché se cado da qua sopra significa morte sicura. Quello è stato messo sbagliato, ma non ci interessa. Ormai è perso nei meandri degli anni, è perso lì. Ok. Direi che possiamo mettere dai, due slab così a chiudere. Mi piace. Torniamo indietro. Dobbiamo pensare anche a una salita di qui. Mettimi questi così. Ok. Questi me li metti qua. Così. Ma perché sono scemo? E quindi questo è perso. Beh, quanti slab stiamo perdendo? È una cosa allucinante. Di qua mi posso allargare un altro poco? Sì. Ne ho ancora di betulla, sì, e mettiamone quel giusto giusto per riuscire a non cascare più che altro, ok, questo mi piace, no, però va bene, ce lo faremo piacere, facciamo una cosa di questo genere e tanti cari saluti, se riusciamo a non cascare, me lo metti, porca di una paletta ambriaca, no, perché non me lo mette? Perché non mi mette lo slab? Che vuol dire? Non capivo perché, non capisco perché non mi metteva lo slab, però va bene. Qua dobbiamo andare a chiudere, mettici un blocco. Ma sì, mettici questo così. Mettici questo così. Non doveva essere questo così. Ho un problema a piazzare slab, signori. Ho decisamente un problema a piazzare slab. Ok. E qua direi di mettere altre tre scalette. Sì, ma direte, ah, che ti servono altre tre scalette? Servono. Servono, le scalette servono, serve. Ne abbiamo 4, ok. Qui dovremmo riuscire a recuperare le canne da zucchero, perfetto. Qui dovremmo riuscire a recuperare il ferro, perfetto. Che messo qua, riusciamo a fare il nostro secchiello,
Abbiamo anche il nostro primo secchiello della serie. Bene così, direi il secchiello che di riempirlo di acqua, se no non ci serve a nulla. Riusciamo a centrare il buco? Sì, secchiello riempito, torniamo su. Andremo a farci anche una fonte di acqua infinita qua sopra, perché non posso ogni volta salire e scendere come uno scemo i gradini dove li abbiamo messi. Qui, perfetto, quindi mettimi 1, 2 e 3, così possiamo tranquillamente salire. Metti il primo secchiello qui. Ok, l'acqua è torbida come è giusto che sia, non è bella limpida come potrebbe essere l'acqua del mare. Ci perde il nostro nostra farm, la nostra farm ci perde? No. Ah! Mamma mia, mi sono visto morto, signori. Siamo cascati dalla scala per fare zig e zag. Siamo cascati dalla scala e stavamo per morire. Se cadiamo sulla nostra base di legno, penso che saremmo morti. Penso che saremmo morti. Riesci a mettermela qui? Sì. Se io prendo questa, cade l'acqua? No. Ok, abbiamo la nostra farm. Abbiamo fonte di acqua infinita. Sì. Fonte di acqua infinita per noi e per tutti. Ok, damose così, damose così. Quanta cazzarola ne manca ancora? Mettila qui. Ce l'abbiamo tutta? No. Me ne manca un pezzettino qui. E un pezzettino qui. E che paranoie per dirlo in lingua italiana. Abbiamo la nostra farm, abbiamo la nostra acqua dappertutto? Sì. Vai con le canne da zucchero. Mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Va bene, è più lunga del previsto, ma non ha importanza. Mettiamo delle torce, perché senza le torce qui mi spona il mondo e la cosa non va bene. Stiamo consumando troppe torce? Sì. Ci interessa la cosa? No. Ce l'abbiamo? Sì. Le utilizziamo? Sì. Damose di legno. E va bene. Non capisco perché l'altro alberello non vuole crescere. È timido. L'altro alberello è timido, signori. L'altro alberello è timido e non vuole crescere. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per la visione di questo terzo episodio della serie, in cui piano piano ci stiamo espandendo sempre di più, signori. Piano piano ci stiamo espandendo sempre di più. E la cosa mi piace. Detto questo, signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, sempre qui sul canale. Vi ricordo di passare anche sul secondo canale, Maullo 941 bis, in cui troverete altri contenuti. Bella, raga, ciao!